Ciao amici, benvenuti all'interno di questo contenuto nel quale racconto mensilmente come vanno i miei investimenti. Questo mese mi sono un attimo perso, come vedete sono andato un pochino più lungo con i tempi di pubblicazione e così gli investimenti di dicembre li trattiamo praticamente a più che metà gennaio. L'anno prossimo proverò ad essere un pochino più liscio al dovere, anche se di mezzo ci sono state chiaramente un po' di vacanze, un po' di ferie, quindi tutto sommato può anche starci. Bene, non perdiamoci in troppe chiacchiere e partiamo con raccontare cosa è successo a dicembre. Prima di iniziare aiutatemi a far saltare per aria il pulsante dei mi piace, così da far arrivare questo video a più persone possibili per aiutare me e per aiutare altri a crescere nella consapevolezza degli investimenti. Vi ricordo che realizzare questo tipo di contenuti, ma soprattutto star dietro a tutto il mondo cripto, non è affatto semplice. Io provo a fare del mio meglio pubblicando i video in questo canale YouTube, dove ti invito a iscriverti e ad attivare la campanellina per ricevere le notifiche quando pubblico un nuovo video, e se vuoi anche entrare all'interno del canale Telegram, dove giorno per giorno do delle notizie un pochino più fresche, sempre ambito cripto. E adesso iniziamo. Sapete che ci sono una serie di investimenti pregressi e di piani di accumulo che comunque sto portando avanti, anche se dall'altra parte ci sono una serie di prodotti legati al mondo cripto che mi affascinano molto di più. Bene, in questo video vedremo chiaramente tutti e due i tipi di investimento e potrete vedere con i vostri occhi, numeri alla mano, quanto sia differente investire nella finanza classica, quella normale chiamiamola, oppure investire all'interno di tutto l'ecosistema di cripto e criptovalute. Partiamo dunque con tutti gli investimenti pregressi e in particolare iniziamo col peer-to-peer lending. Il peer-to-peer lending definisce un prestito fra persone senza che vi sia la necessità di avere un intermediario come una banca. Io ho attualmente attivi 3 investimenti su 3 network differenti di peer-to-peer lending e questi 3 investimenti sono Bondora, sono Rendimento Etico e sono SoEasy. Per quanto riguarda Bondora, ho realizzato un guadagno di 12,80 euro nel mese di dicembre, quindi 1,08 in più rispetto al mese di novembre, dove il guadagno era stato di 11,72 euro, e come dico sempre il guadagno non è molto alto, ma mese dopo mese si sta alzando, perché in tutto questo l'interesse composto gioca un ruolo veramente essenziale. Passiamo ora a Rendimento Etico. Non mi dà una revenue né mensile né giornaliera né annuale, perché lavorano a progetto. Io ho prestato 865 euro 12 mesi fa, dai quali mi aspetto un rendimento lordo del 15% in 18 mesi, quindi mi aspetto 994,75 euro fra 6 mesi. Passiamo quindi a SoEasy. Sapete che, ve lo raccontavo nei precedenti video, non è che mi abbia particolarmente colpito per ora questa azienda, ma sono stato, e l'ho detto, ben disposto a ricredermi. In questo momento, dopo aver contattato l'azienda, perché per l'appunto non capivo minimamente come utilizzare il loro servizio e la loro piattaforma, adesso sembra che si sia mosso qualcosa e nella mia dashboard, come potete vedere, inizia ora a mostrarsi qualcosa. Quindi sembra che per ora gli interessi che io abbia accumulato sono di 6,58 euro nel mese di dicembre. A questo punto, dal peer-to-peer lending questo mese mi aspetto 12,80 euro di Bondora, 7,21 euro di Rendimento Etico, che non è altro che il guadagno totale diviso i 18 mesi di investimento, quindi non li ho ricevuti fisicamente, ma praticamente riceverò tutti i 7,21 euro per 18 mesi in un momento unico a fine, e poi 6,58 euro di SoEasy. Passiamo a questo punto ai piani di accumulo. Il mio primo piano di accumulo lo ho con Etica SGR. Come sapete, incremento il mio piano di accumulo con 100 euro al mese. Sono partito da 2000 euro circa un anno fa, tranne che circa a giugno luglio scorso ho messo dentro 10.000 euro in blocco, perché volevo aumentare di valore il mio piano di accumulo. Nell'ultimo mese non ho avuto particolari cambiamenti all'interno del mio piano di accumulo e in questo momento la situazione è la seguente: ho messo nel piano di accumulo fino ad ora 13.389,91 euro e il controvalore è di 14.213,11 euro. Vi ricordo che l'ho iniziato a novembre 2020, quindi circa un anno e 2 mesi fa. Attualmente sto guadagnando 823,20 euro, che sono circa il 6,15%. Il secondo piano d'accumulo lo ho su DeGiro. Ho iniziato questo piano d'accumulo il mese scorso con 1000 euro e ora lo sto incrementando di 100 euro al mese. Il secondo piano d'accumulo lo ho su DeGiro. Ho iniziato il mese scorso con 1000 euro e ora incremento di 100 euro al mese. C'è un però, c'è un piccolo problema. Probabilmente ho sopravvalutato le mie capacità di moltiplicare il tempo. Infatti, purtroppo, per ora non ho proprio modo di star dietro a DeGiro e a studiare dove potrebbe convenire investire. Per questo ho deciso di troncare sul nascere questo piano di accumulo e convertirlo in un piano di accumulo su cripto indici. Ma di questa cosa, di che cosa sono i cripto indici, ne parliamo nella prossima sezione. E adesso passiamo sì all'ambito cripto, ma per quanto riguarda gli investimenti passati. E se il fiuto non mi inganna, questo è uno degli argomenti che vi interessa
interessano di più di tutti. Abbiamo tantissima carne al fuoco per quanto riguarda questo argomento, ma sapete bene che ogni cosa ha il suo posto. In questo spazio, in questo video, vediamo quelle che sono le rendite che sto ricevendo dagli attuali, in realtà dai vecchi, quelli già fatti, investimento in ambito cripto. Iniziamo con crypto.com e questo mese, in realtà il mese di dicembre, ha visto un forte ritracciamento che poi posso dire con sicurezza è continuato anche per la prima metà di gennaio, il ritracciamento di tutte le criptovalute, chiaramente anche CRO, che è la valuta nativa di crypto.com, non è stata la meno. Quindi anche CRO ha ritracciato esattamente come ha ritracciato tutto il mercato. Tra l'altro pochi giorni fa, qui però sto parlando di gennaio, momento in cui registro il video e non di dicembre, attenzione, c'è stato un grosso disservizio da parte di crypto.com a causa di quella che sembra essere un furto di 15 milioni di dollari da uno dei cold wallet di crypto.com. Ancora dobbiamo aspettare le conferme, dobbiamo aspettare che vedano a modo i log quello che è successo, però da quel che sembra da altri informatori esterni di terze parti sembrerebbe essere stato confermato effettivamente questo furto. Sostanzialmente qualcuno ha trovato una valanga nel sistema e ha trovato il modo di portarsi via un sacco di soldi, 15 milioni, che in realtà rispetto a tutti quelli che ha da parte crypto.com non sono tanti, non è stata una fuga enorme, però chiaramente è una fuga e questo va a minare la sicurezza, tutto l'ecosistema di crypto.com. Ma di questo e di altro relativo sempre a questa questione ne parleremo in un altro contesto. Torniamo a noi. Dicevamo che nel periodo di dicembre Bitcoin ha iniziato a ritracciare, portandosi giù tante altre cose, e CRO non è di certo rimasto illeso. E in questi casi si può reagire in due modi. Il primo modo è disperarsi, perché se effettivamente rispetto all'all time high, rispetto alla volta in cui CRO è stato più alto nella sua storia, siamo circa a metà e questo fa abbastanza dispiacere. Dall'altra parte quello che si può dire è in realtà poco male, nel senso che tutte le rewards che stiamo ricevendo, io, tutte le persone che usano la carta, il cashback di crypto.com, saranno doppie rispetto a quando eravamo all'all time high. Facciamo un esempio: se prima 100 euro di CRO erano circa 30 o 40 CRO, ora 100 euro di CRO sono circa 50-60 CRO, e quindi scommettendo che nel lungo termine CRO arriverà a valere molto di più, beh, a questo punto è meglio accumulare, quindi è meglio ricevere delle rewards più ciccione. A dicembre mi porta a casa da crypto.com circa 300 CRO tra cashback e rebate, oltre che un altro po' di rewards in Mana di Decentraland, in ADA di Cardano, anche su ADA poi avremo un contenuto specifico oppure una live, perché sta veramente iniziando forse a mettere qualcosa dopo tanto tempo di incubazione. Ho portato a casa anche dei DOT di Polkadot, dei Tezos e anche dei Cake di PancakeSwap. Passiamo invece alle stablecoin. Vi ricordo che su stablecoin ci sono alcune piattaforme dalle quali possiamo prendere delle rewards veramente stratosferiche, e nel prossimo periodo vi porterò anche delle strategie cosiddette degen, ossia con delle rendite da paura anche su stablecoin. Per intenderci, se su crypto.com abbiamo visto che su stablecoin possiamo avere il 12%, abbiamo visto poi che su Anchor Protocol possiamo avere fino a quasi un 20%, beh, quando si parla di strategie degen andiamo tranquillamente nell'ordine del 50-100% sempre su stablecoin. E chiaramente, capendo bene il rischio, perché a quel punto il rischio è un pochino più alto che investire su crypto.com o su Anchor Protocol, ha senso anche avviare potenzialmente una strategia di quel tipo. E per quanto riguarda le strategie degen, nel prossimo periodo ve ne porterò qualcuna in più, perché mi sono accorto che negli ultimi mesi comunque se ne sono sviluppate un certo numero, tra le quali alcune, anche se hanno APY piuttosto alti, effettivamente non sono poi così rischiose, o comunque vale la pena di prenderle in considerazione. Le blockchain che ci aiuteranno a sviluppare alcune delle strategie degen sono la blockchain di Avalanche e la blockchain di Phantom, quindi siate pronti che prossimamente si vola, dopo chiaramente aver capito come funzionano questi due tipi di blockchain. Tornando al discorso di crypto.com, ancora una volta mi sento di darmi una bella pacca sulla spalla per quanto riguarda l'idea avuta poco più di un anno fa di prendere la Jade Green, perché è stata davvero un'ottima idea e perché la Jade Green di crypto.com è davvero un'ottima carta. Poi se volete fare veramente una combo, prendete Jade Green più Curve, attenzione, non Curve quello delle cripto, cioè non Curve.fi, ma Curve Card, quello, la carta che permette di raggruppare tutte le carte. Insomma, vi lascio il video qua sopra per capire a modo di cosa sto parlando, ma insomma fate una super combo, super servizio. Passiamo ora a vedere in che cosa ho investito questo mese. A dicembre ho deciso di iniziare un nuovo piano di accumulo basato su crypto index di Bitpanda. Ho parlato nel dettaglio all'interno di questo video di come funzionano i crypto indici di Bitpanda e perché ritengo che uno, siano sicuri, quindi che si assicura l'azienda che li emette, che li propone, e due, perché non siano per tutti, ma abbiano un tipo di utilizzatore molto specifico, che chiaramente ne parliamo all'interno del video dedicato.
mercato. Per esempio, io probabilmente, Bernardo, non sono esattamente l'utilizzatore specifico dei criptoindici, ma per me questo è un esperimento. Voglio vedere come funzionano i criptoindici nel lungo termine e soprattutto voglio fare un raffronto con un altro piano di accumulo molto simile in termini numerici. Quest'altro piano di accumulo, credo l'abbiate capito, è quello di Bondora. Nel concreto, che cosa ho fatto? Ho iniziato a investire nell'indice BCI25 con 1000 euro e aggiungo 100 euro al mese. L'andamento per ora è questo, ossia sono in perdita di 200 euro, quindi una roba terribile. Però sapete bene che nei piani di accumulo le cose si contano alla fine, soprattutto quando c'è un ribasso, come in questo momento, vuol dire che si compra a sconto qualcosa che poi in futuro varrà un pochino di più. Devo dire che una funzione veramente unica di Bitpanda, che è l'exchange che propone questo tipo di servizio, è la possibilità di utilizzare gli addebiti diretti in banca, quindi di creare un piano di accumulo capitale automatico, ma di questo di nuovo ve ne parlo dentro al video che vi ho linkato prima. Come anticipato nella sezione precedente, abbandonerò il pack su DeGiro e lo dismetterò in favore del piano di accumulo sui criptoindici di Bitpanda. A questo punto, dove voglio investire prossimamente? Questa è una buonissima domanda e le cose da fare non mancano mai. Quello che ho fatto durante il mese di dicembre, anche un pochino durante le ferie natalizie, è stato prendere dei momenti di riflessione e di programmazione rispetto a dove voglio andare con questo canale e soprattutto come voglio, come posso organizzarmi. Sono arrivato a una conclusione, anzi forse più d'una, e credo sia il momento di darvi qualche update. Le live che abbiamo fatto a dicembre mi sono piaciute tantissimo e dai risultati, permettete di dirlo, mi sembra che siano piaciute anche a voi. Per questo, da fine gennaio, massimo inizio febbraio, inizierò a stabilire delle date fisse per fare le dirette, una o due a settimana, così da poter dare molti più update rispetto a tutte le mille questioni che girano nell'ambito cripto e soprattutto a per poter rispondere alle vostre domande in maniera un pochino più celere. Quindi da fra poco, circa fine gennaio, inizio febbraio, saranno disponibili due contenuti registrati come questo qua ogni settimana, più due live a settimana su Twitch, di cui poi metterò la replica su YouTube. Sostanzialmente quattro contenuti a settimana. Ma tutto questo basta? E no che non basta, perché avevamo ancora in ballo la questione delle membership, di cui parlavamo addirittura quando il canale Telegram era ancora da 100 persone. Avevamo fatto una diretta quando il canale Telegram era da 100 persone e avevamo detto che forse sarebbero state introdotte delle membership e poi un po' sospese grazie all'enorme afflusso di persone, di cui vi ringrazio, che c'è stato nei precedenti due mesi, e avevamo parlato anche di eventuali altre cose, di altri piani. A che punto siamo con sta roba? Bene, quello che sto sviluppando in questo momento è un sito web dedicato alla formazione in ambito cripto e all'ideazione di un percorso per chi si sta avvicinando per la prima volta a questo mondo. Diciamo, chiamiamolo per i neofiti, per chi sta entrando. Il percorso inizialmente sarà formato da un tot di video, non vi sto a dire ora i dettagli perché li vedrete, ma grazie ai feedback, grazie ai commenti, grazie alle richieste che arriveranno, sono sicuro che il percorso si potrà arricchire, potrà rendere ancora molto di più. Successivamente andremo a strutturare dei percorsi anche per chi necessita di qualcosa di più avanzato. Detto questo, vi ricordo che sono già disponibili degli slot di consulenza one to one. Io ogni settimana mi tengo da parte delle ore per fare consulenza e queste ore sono prenotabili tramite il link che trovate sul mio sito oppure tramite email che sempre trovate all'interno del mio sito. Conclusioni, grazie mille per aver visto questo video. Ricordati di dirmi che cosa ne pensi dei miei investimenti e di quello che ho in mente per il futuro. Se questo video ti è piaciuto, se ti ha dato dei buoni spunti o se banalmente ti interessa e vuoi sostenere il mio progetto, lascia un bel pollicione in alto, iscriviti qui sotto al canale, attiva la campanellina e se vuoi entra anche all'interno del canale Telegram, dove ogni giorno do delle notizie sempre fresche, sempre ambito investimenti e spesso ambito cripto. Io ti ringrazio ancora e noi come sempre ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!